Buongiorno a tutti. Ringrazio le autorità del Festival per l'onore che mi hanno fatto invitandomi e ringrazio subito dopo tutti voi che mi inondate con la vostra gioventù, per la quale intendo anche quella di spirito di persone che non sono giovani di età. E sono veramente onorato e felice di fare con voi questa fortunosa navigazione, o se preferite questa scalata, perché avventurosa, perché si tratta di scalare una montagna. Il titolo del mio discorso è La natura in Schopenhauer. Il filosofo impara dalla vita, non dai libri. Però, per capire veramente un filosofo, bisogna sapere a quale filosofo ha reagito. Perché l'ha detto Bergson, e per la verità non ha detto una grande novità, ogni filosofo pensa in reazione a un altro pensatore. Ai filosofi si applica, anche a loro, si applica la legge che Anassimandro, uno dei primi filosofi greci, applica a tutti gli enti. Essi sono destinati, commessi alla fine, secondo l'ordine del tempo, per una legge di giustizia, ossia perché con l'unilateralità che ciascuno rappresenta e non può non rappresentare, essi violano l'unità, la compattezza, l'universalità, la levigatezza, per così dire, della vita. È un po' come quando si commette un reato che con la sua sporgente unilateralità lacera il tessuto giuridico, sfonda l'ordine giuridico. Il filosofo successivo a un altro è la correzione e l'incremento per contrasto e integrazione del filosofo precedente, in corrispondenza della successione delle epoche che tutti i filosofi rappresentano e che costituiscono, come ha detto Platone, le facce cangianti dell'eternità. A chi reagisce Schopenhauer? Schopenhauer reagisce a Hegel. In parte vedremo anche a Kant per integrazione, ma soprattutto a Hegel per contrasto. Giorgio Colli, a cui devo di aver potuto tradurre il capolavoro di Schopenhauer, diceva che il 10% dell'opera di Schopenhauer è fatto di insulti a Hegel, ma a me sembra che il vero grande insulto alla filosofia di Hegel sia rappresentato dalla stessa filosofia di Schopenhauer, quella che egli fece già da giovane, tra il 1814 e il 1818, serenamente, non per insultare Hegel. Hegel aveva fatto l'ultimo grandioso tentativo di divinizzare il mondo con l'aiuto del nostro sesto senso, il senso storico. Schopenhauer sconsacrò il mondo, diabolicizzò la natura, come aveva fatto già Aristotele, ma lui lo fece con più determinazione, con più compattezza, con più forza, con più totalità e più dettagli. La filosofia di Hegel e quella idealistica in generale,
cioè anche quella di Fichte e Schelling a monte, fino al suo tardo seguace, Benedetto Croce, è una filosofia dello spirito, dell'idea, del soggetto, dell'attività, della libertà, dei valori. Quindi, per impianto, è una filosofia della positività, una filosofia ottimistica. In essa non c'è veramente spazio per la natura. La natura viene anzi trattata con noncuranza e disprezzo. Il cielo stellato è per Hegel il cielo con la lebbra, le stelle sono la lebbra del cielo. E la natura stessa per lui non è niente di essenziale, è un concetto artificiale, è una costruzione umana. Per evitare il dualismo di spirito e natura, di soggetto e oggetto, la filosofia idealistica scioglie la natura in spirito, l'oggetto in soggetto. La natura si identifica, cito, col pratico processo dei desideri, degli appetiti, delle cupidità e delle congiunte commozioni, dei piaceri e dei dolori del soggetto. Chiuso. Ossia, con la sua vita passionale, con i suoi stimoli e impulsi, con le sue soddisfazioni e insoddisfazioni risorgenti. Con la sua varia e molteplice commozione, cito, che è ciò che si fa materia della intuizione e della fantasia e attraverso essa della riflessione e del pensiero, come dice appunto Benedetto Croce. Ma in tal modo si salta con la natura il male della natura. I terremoti, i maremoti, gli tsunami, gli uragani, le eruzioni, gli incendi, le carestie, le inondazioni, le epidemie e la struttura piramidale degli esseri in cui quelli che stanno sopra, armati di zanne, di artigli, di veleno o di armi da fuoco, si nutrono di quelli che stanno sotto, salvo eccezione in contrario. Per non parlare dei mali umani, che sono pur sempre mali della natura, le violenze, le ingiustizie, i delitti, le stragi e le guerre che si sono finora dimostrate ineliminabili. E il destino di dolore, di malattia, di vecchiaia e di morte che incombe su noi tutti. A questa filosofia dello spirito si oppone la filosofia di Schopenhauer. Essa dunque è la filosofia della natura, dell'oggetto, della passività, della necessità, della servitù, del fatalismo, della negatività, che sono tanta parte della vita, una parte maggiore di quella libera e felice dell'uomo. Per impianto, dunque, la filosofia di Schopenhauer è una filosofia pessimistica, disantropomorfizzata, quanto quella di Hegel era antropomorfizzata, cioè, in sostanza, una filosofia umanistica. La filosofia idealistica aveva mosso dalla constatazione dell'illegittimità di dedurre la cosa in sé, il numero, dal fenomeno, a partire dal fenomeno, per il tramite della causalità, della legge di causalità, che è una legge
del principio di ragione, cioè una legge soggettiva. Dunque era illegittimo applicare questa legge e dedurre dal fenomeno il numero. Perché in tal modo si pensavano due piani di realtà, mentre ce n'era sempre uno solo, quello del fenomeno. Nel fenomeno la filosofia idealistica inserì una dimensione universale, sicché alla fine non c'era più il fenomeno e il numero, ma c'era il particolare universale, l'individuale universale. Questa è la filosofia di Hegel in particolare. Schopenhauer invece non seguì questo percorso. Lui tornò a Kant per poi spiccare da Kant il salto verso la sua grande innovazione, la volontà di vivere, Der Wille zum Leben. Fece quello che Leibniz dice, un arretrare per saltare meglio, reculer pour mieux sauter. Schopenhauer inserì il fenomeno nella volontà, concepita come essenza del mondo. Per Kant il fenomeno è la sola cosa conoscibile. Il numero è un concetto limite, è quello che non è fenomeno. È la cosa in sé a cui noi non abbiamo accesso, mentre il fenomeno è la cosa in noi a cui abbiamo accesso. Schopenhauer ascrive a grande merito di Kant l'aver distinto il fenomeno dalla cosa in sé, ma afferma che il fenomeno è una mera apparenza, cioè non è quello che appare di una realtà per quanto nascosta, ma è semplicemente una nostra rappresentazione, una nostra idea o immagine alla quale non corrisponde nessuna realtà oggettiva. Quindi lui in questo era un idealista assoluto, solo in questo però. Lui diceva, il mondo è la mia rappresentazione, die Welt ist meine Vorstellung. Ma la rappresentazione è fondata comunque dal numero, dalla volontà di vivere che è conoscibile immediatamente nella nostra autocoscienza. Kant concepiva come a priori dell'esperienza, cioè come forma che precede ogni esperienza, lo spazio, il tempo e la causalità, costituenti il principium individuationis che nell'esperienza separa gli oggetti. Schopenhauer invece concepisce come l'a priori dell'esperienza la rappresentazione. Questi dettagli tecnici li devo dare perché mi hanno chiesto di parlare anche sulla rappresentazione, su queste cose. Comunque sono cose importanti perché Schopenhauer va oltre Kant in quanto la rappresentazione precede lo stesso spazio, tempo e causalità che si danno dentro la rappresentazione stessa. Quindi la rappresentazione diventa la forma universale di ogni esperienza sensibile. Prima si pensava che avendo le capacità intellettive necessarie l'uomo potesse conoscere tutto. Da Kant in poi si può conoscere solo ciò che cade sotto il principio di ragione, il quale inquadra la conoscenza in spazio, tempo e causalità. La conoscenza diventa, per così dire, la forma della bottiglia che l'acqua della realtà assume entrando nella bottiglia della nostra mente. Faccio una spiegazione.
La vita è fatta di operazioni apparentemente facili, leggere, istantanee. Noi vediamo le cose, sentiamo le voci, i rumori, conosciamo le cose. Accendiamo, perché noi imitiamo la natura, accendiamo la macchina parte. Ma voi tutti sapete bene che cosa c'è nel cofano, un enorme apparato, un motore che è quello che fa partire, che dà questa facilità di accendere e partire, insomma. Così anche nella natura, tutte queste operazioni, vedere, sentire, amare, eccetera, presuppongono in realtà una grossa struttura sottostante di supporto. Si è studiato, l'occhio vede, ma a un certo punto l'uomo ha studiato la struttura dell'occhio, come ha studiato la struttura dell'orecchio. Cioè c'è sempre una struttura di mirabile complessità e perfezione al di sotto di questa facilità e leggerezza che c'è nelle operazioni della vita. Kant ha studiato la struttura della nostra mente, cioè come funziona, in base a che cosa, e ha visto che ci sono le forme a priori, cioè che precedono l'esperienza, prima ancora di fare qualsiasi esperienza, noi abbiamo già una certa struttura mentale, per cui l'esperienza che noi facciamo entra nella nostra mente e si sistema in queste forme a priori dell'intuizione, forme soggettive, e quindi c'è la bottiglia che dà la forma all'acqua che la riempie. Fino a Kant, dice Schopenhauer, la filosofia è stata tutta una lunga scolastica in cui si pensava che la legge di causalità che governa i fenomeni e il principio di ragione che li spiega fossero leggi valide in assoluto, cioè per tutto il mondo, tutto l'universo. Erano considerate eterne veritates e per di più si ammetteva la tutela della religione sulla filosofia. Ma poi si è visto che il principio di ragione, come dice Schopenhauer, cito, non è prima di tutte le cose e il mondo non è solo in conseguenza e in conformità di esso. Da Kant in poi la conoscenza è limitata alle forme a priori soggettive dell'intuizione. Il resto costituisce la cosa in sé, il numero. Davanti al numero Kant però si era fermato, come davanti a un castello sprangato. Invece Schopenhauer trova modo di introdurvisi per un camminamento segreto. E questo camminamento è la nostra autocoscienza. Lui dice che nella nostra autocoscienza abbiamo conoscenza immediata della volontà di vivere, di questa forza che domina l'universo, che agita e domina l'universo. In realtà questa conoscenza non è immediata come lui dice, sarà magari istantanea, ma è mediata dalla forma soggettiva intuitiva del tempo. Perché la percezione avviene in una successione temporale. Se noi ascoltiamo o auscultiamo noi stessi, noi ci impieghiamo un po' di tempo per capire che cosa succede in noi. Quindi alla fine è sempre una conoscenza fenomenica. Però lui aveva così aperto una porta sul numero, non la porta del numero come lui pensava, ma una porta sul numero. Cioè aveva trovato un secondo modo di conoscenza, quella diretta, intima, che si aggiungeva alla conoscenza mediata dalla nostra mente, dalle forme della nostra intuizione, che è costituita dalla rappresentazione. Schopenhauer dimostra con una grandiosa analisi in che modo la volontà di vivere si incarni in tutti gli esseri e muova tutte le cose,
in una eterna lotta per la soddisfazione di bisogni incessanti e sempre risorgenti e per il raggiungimento di sempre nuovi traguardi senza mai poter arrivare a una meta finale. L'uomo risulta stretto in una tenaglia tra il bisogno e la noia, dopo la soddisfazione del bisogno, finché dalla noia si passa al nuovo bisogno. La visione della nostra interiorità che abbiamo nell'autocoscienza è la visione di una volontà che ci muove nella veglia e nel sonno e che, come giudichiamo per analogia, muove anche tutti gli altri e tutte le altre cose, anche quelle inorganiche. E allora muove anche gli altri esseri. Il mondo nel quale l'uomo era considerato un microcosmo diventa esso stesso un macroantropo, fatto di volontà e di rappresentazione e di nient'altro. E questo dà il titolo al capolavoro di Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione. E lui dice che questo libro, sono 1500 pagine, questa è una cosa abbastanza tedesca, lui dice che esprime un solo pensiero, che poi è quello del titolo stesso più la coppola, cioè il mondo è volontà e rappresentazione. Naturalmente è una quercia che si è sviluppata da una ghianda, anche le opere, non solo questo capolavoro di Schopenhauer, ma fatto prima nel 1818, poi il secondo volume simmetrico al primo, sono i supplementi, le integrazioni del primo, corrispondono alle quattro parti del primo, è stato fatto poi 26 anni dopo, nel 1844. Comunque, anche le altre opere scritte in seguito non sono che sviluppi di questo pensiero unico. E lui dice che i filosofi hanno le loro pretese, lui dice che bisogna leggere i suoi scritti due volte, una volta dall'inizio alla fine, un'altra volta dalla fine all'inizio. Anche Cartesio diceva così, che prima di criticarlo, per piacere che leggessero tutte le sue opere e poi che lo criticassero pure, insomma. Ma è raro che questo possa avvenire, insomma. Si fa già fatica magari a leggere una volta sola e magari non tutte le opere. Comunque, io ne ho tradotto la maggior parte e avrei tradotto anche il resto se non si fossero opposte delle difficoltà, così, diciamo, di tipo commerciale. Insomma. E mi è molto piaciuto, naturalmente. La conseguenza dell'ingresso nella filosofia della volontà di vivere, della teoria della volontà di vivere, è che prima si pensava che la cosa più importante fosse la ragione e tutti i sistemi cominciavano dalla ragione. Ma da Schopenhauer, la ragione, gli idealisti la ritenevano addirittura l'organo del sovrasensibile, insomma. E Hegel ha fatto un'esaltazione, un'apoteosi, ha celebrato un'apoteosi della ragione, perché ha identificato il reale col razionale. Gli sono poi piovuto addosso degli uragani di critiche, ma insomma lui ha pensato così. E non è che fosse un pensiero così, cioè intendendolo in un certo modo si può naturalmente anche sostenere, se no Hegel non era un filosofo da poco, insomma, non l'avrebbe sostenuto. Ma da Schopenhauer in poi, questa sua teoria ha segnato una svolta definitiva della filosofia. Si comincia dall'irrazionale, non dalla ragione. Egli dimostra infatti che l'intelletto non ha autonomia, è uno strumento della volontà, cioè serve a interpretare i motivi in base ai quali uno deve procurarsi il necessario per vivere. È uno strumento utilitario,
della volontà all'intelletto. E in questo modo funziona però come la causalità fisica. E infatti cito Schopenhauer: la motivazione è solo la causalità vista dall'interno e l'atto di volontà conseguente a un motivo è altrettanto necessario del movimento di un corpo conseguente a una causa, come per esempio il rotolare di una palla in seguito a un colpo ricevuto. Il gol fatto su posizione, per esempio, su punizione. La strumentalità dell'intelletto, insieme con l'intellettualità dell'intuizione, non la sensualità. La priorità della legge di causalità e la negazione del libero arbitrio sono per Nietzsche, nell'aforisma 99 della Gaia Scienza, le quattro teorie immortali di Schopenhauer, cioè del suo unico maestro, come lo chiama. E l'influsso della filosofia dell'irrazionale, che quindi prima era un fatto tecnico, filosofico, specifico, poi l'irrazionale è diventato un fatto anche politico, eccetera, ma in Schopenhauer era un fatto tecnico di pura filosofia. Questo influsso si è esercitato anzitutto sul ribelle, sul seguace ribelle stesso di Schopenhauer, cioè su Nietzsche, poi sulla nuova antropologia filosofica, poi sulla cosiddetta filosofia della vita e infine sull'esistenzialismo, non senza influenzare, ispirare la psicoanalisi, nella quale la volontà diventa l'inconscio. Perché questo è bene un risultato originale della filosofia di Schopenhauer: la separazione delle due sfere, quella razionale limitata e quella irrazionale illimitata, segna un netto predominio della seconda sulla prima. Cioè l'irrazionale vince il razionale. La visione, per quanto mediata, della sfera irrazionale, alla quale il soggetto stesso appartiene, essendo, come tutta la volontà, fuori dalle forme dello spazio e del tempo. Voi, ognuno di voi, è un soggetto, un io, che è al di fuori delle forme dello spazio e del tempo. Lo sapevate? È cosa che fa girare la testa. Spazio e tempo spariscono e con essi il calcolo, la misura, la quantità, ossia la scienza che è quantificazione. Milioni di anni o un battito di ciglia per la natura sono la stessa cosa, perché non c'è più la misura, non c'è più lo spazio e il tempo. Milioni di anni o un battito di ciglia diventano in natura la medesima cosa, come pure un'immensa stella e un acaro. Per quanto sterminato, lo stesso universo non può essere che, come tutte le cose che esistono, è soggetto al nascere e al perire, non può essere pensato se non come qualche cosa di finito in seno a qualche cosa di infinito, che però noi non potremo mai cogliere. Quindi il sogno degli scienziati di trovare una teoria unitaria dell'universo che spieghi tutti i fenomeni è destinato a rimanere un sogno vano. Perché l'infinito che contiene il finito, al quale soltanto noi abbiamo accesso, sia pure nella immensità dell'universo, l'infinito fa deragliare i parametri della mente umana, semina disordine nella nostra mente. È come guardare il sole, ci acceca.
Alla fine del nostro assalto al cielo non resta che confusione e frustrazione, nonostante i più accurati studi di filosofi e scienziati che hanno senso sempre e solo nell'ambito dell'esperienza. Contro questo limite cozzò già la filosofia di Giordano Bruno, che su questa via si era spinta più avanti di tutte le altre. La sua disidentificazione, cioè la separazione del mondo e di Dio, deriva ancora da questo. Cioè, da un lato c'è un'immensità che è comunque concepibile razionalmente, e dall'altra, più in alto per così dire, dietro questa prima immensità, c'è qualcosa che assolutamente è inafferrabile e che ci mette in disordine la nostra mente. Al di fuori del fenomeno e dei limiti umani, Schopenhauer fa intravedere una realtà sconosciuta e senza conoscenza, raccapricciante, un oceano di energia, cito, al quale si deve attribuire un'esistenza assolutamente oggettiva, non condizionata dal nostro intelletto, giacché noi urtiamo dappertutto col nostro intelletto contro problemi irrisolvibili come contro le pareti del nostro carcere. Domande come: perché esistiamo, perché esiste il mondo, quale ne è stato l'inizio, quale ne sarà la fine, perché esiste il male, qual è il senso della vita e del tutto, sono domande a cui noi non solo non possiamo, ma non potremo mai rispondere, perché esulano dalle forme della nostra mente, del principio di ragione, spazio, tempo e causalità, e postulano delle risposte trascendenti e quindi impossibili per noi da cogliere. Noi possiamo solo indagare i problemi, le domande, possiamo rispondere solo alle domande che hanno a che fare con lo spazio e il tempo, con il prima e il dopo, con il sopra e il sotto e con la causa e l'effetto. Questa espressione, volontà di vivere, per indicare il motore e il corpo stesso dell'universo, è stata criticata. Schopenhauer aveva preso a modello la volontà umana, che secondo lui è il fenomeno più chiaro e perfetto. Però c'è il fatto che la volontà di vivere, che, come abbiamo detto, investe tutto l'universo e anche le cose inorganiche, non può combaciare con la volontà umana, anzi spesso si contrappone proprio alla nostra volontà, cioè a volte alla nostra volontà che sceglie e decide. Noi scegliamo e decidiamo, però non sempre facciamo quello che abbiamo scelto e deciso, perché siamo dominati da questa volontà che viene dal profondo e annulla i nostri progetti e programmi. Lo diceva del resto già Ovidio nell'antichità, video meliora proboque, deteriora sequor. Cioè vedo le cose buone, le approvo, le vorrei far mie, però finisco col seguire poi le cose cattive, insomma, cioè dominato dall'istinto. Quindi c'è una differenza tra la volontà di vivere e la volontà umana, e in un certo senso non si giustifica che Schopenhauer abbia scelto la volontà umana come modello della volontà divina, della volontà non divina, ma della volontà che muove l'universo, insomma. Poi c'è Nietzsche che dice che questa volontà di vivere è una metafora poetica, cosa che si potrebbe anche rovesciare contro di lui, perché in realtà poi lui l'ha usata egli stesso come volontà di potenza, cioè l'ha variata. Ah, insomma, lui comunque dice che è apprezzabile questa espressione, perché ci consente di dare un nome a quello che non ha nome. Infatti, dietro la volontà di vivere ci può essere un'altra cosa. I filosofi inventano tanti nomi,
l'essere, la sostanza, e dietro un'altra ancora. Cioè l'infinito è infinito, no? Non si finisce mai di vedere quello che c'è dietro. E allora cosa succede? Non si può dare il nome all'infinito. Il fatto è, che cosa è avvenuto? È avvenuto questo, che Schopenhauer ha pensato agli effetti della volontà, non alla causa. Lui l'ha intesa come causa, invece no, lui ha visto giustamente gli effetti. Cioè lui ha visto la natura naturata, non la natura naturans, che lui credeva che fosse la natura naturans. Invece no, noi abbiamo accesso sempre e solo agli effetti, non alla causa prima, insomma, se vogliamo parlare di causa. Se parlando di effetti bisogna sempre presupporre una causa, allora in questo caso la causa per noi è irraggiungibile. Però non bisogna pensare che questa teoria sia sbagliata, perché per quanto riguarda gli effetti funziona pienamente, anzi ci permette quello che altri filosofi non permettono, cioè la decifrazione dell'universo. E sentite come lui difende la sua teoria, non con argomenti filosofici, ma con argomenti per così dire pratici, cioè in base al buon funzionamento pratico di questa sua teoria. Cito le sue parole, che sono molto significative. Quando si trova uno scritto il cui alfabeto è ignoto, se ne tenta l'interpretazione finché non si arriva a ipotizzare un significato delle lettere per il quale esse formano parole intelligibili e periodi coerenti. Allora però non rimane alcun dubbio circa l'esattezza della decifrazione, perché non è possibile che la concordanza e la connessione in cui questa interpretazione mette tutti i segni di quello scritto siano meramente accidentali e che, dando un tutt'altro valore alle lettere, si possano riconoscere del pari parole e periodi in questa loro disposizione. Già per questa ragione che la sua filosofia, che la filosofia di Schopenhauer, ci consente la decifrazione del mondo, di Erklärung der Welt, come dice lui in tedesco, che secondo lui è il vero scopo della filosofia, noi possiamo dire che il suo capolavoro è il libro di filosofia più bello, più chiaro e più profondo, più completo anche. Perché, fra l'altro, a questa ragione se ne aggiunge un'altra molto importante, cioè in questo libro convergono col filosofo un grande moralista e un grande artista. Quindi ci sono tre autori in uno, diciamo così. Schopenhauer è conosciuto generalmente come filosofo, quindi sembra che tra questi tre non ci sia concorrenza. E invece a guardare bene la concorrenza c'è, perché ciascuno degli altri due autori, diciamo così, incide poi sul primo, sull'opera del primo, sull'opera strettamente filosofica. Il fatto, per esempio, che Schopenhauer assuma nel concepire il mondo il punto di vista umano, cioè in particolare del Candido o Candide di Voltaire, come fanno in genere i moralisti che si lamentano, diciamo, della creazione, e non il punto di vista di Dio o dell'assoluto, come in genere fanno i filosofi, e come in particolare ha fatto Leibniz, al quale Schopenhauer si riferisce, oltre che a Hegel, naturalmente, a tutti quelli che divinizzano il mondo, insomma. Schopenhauer ha teorizzato l'armonia prestabilita, ha detto che il mondo era il migliore dei mondi possibili,
L'abate Galeani, ahimè, ancora 5 minuti, l'abate Galeani, che era un abruzzese napoletanizzato, come Benedetto Croce, ma che a Parigi è diventato un classico dell'illuminismo, secondo Nietzsche più profondo di Voltaire, ha fatto una bella battuta, ha detto: se Dio invece di fare il migliore dei mondi possibili avesse voluto fare un mondo impossibile, allora che bella la vita. Nel mondo, secondo Schopenhauer, scusate, ma mi ho messo un po' in disordine questi 5 minuti, vorrei parlare ancora un po', non è possibile. E lo so, ma forziamo un pochino, certo, che siamo comunque in dirittura da qui. Grazie, grazie. Per Nietzsche, Schopenhauer addirittura è superiore come moralista al filosofo, anzi, è un moralista, non è un filosofo. Nell'aforisma 33 di Opinioni e sentenze diverse, la prima parte del secondo volume di Umano troppo umano, che ho tradotto, dice, dopo aver fatto nell'aforisma 5 una distinzione tra i moralisti e i filosofi, che nessuno vuole accettare, ma che è fondamentale per capire Nietzsche in particolare, dice Schopenhauer, la cui grande conoscenza dell'umano e del troppo umano, il cui originario senso dei fatti è stato non poco pregiudicato dal variegato manto di leopardo della sua metafisica, che bisogna prima togliergli di dosso per scoprirvi sotto un vero genio moralista. Quindi per Nietzsche Schopenhauer è un genio moralista, una volta che uno gli ha tolto di dosso questa pelle di leopardo, insomma, del filosofo. E, insomma, di più non è necessario per qualificare Schopenhauer anche come moralista. E lui come moralista dipinge un grande affresco della vita umana, dei vizi e delle virtù degli uomini, dei drammi, dei problemi, e lo fa con una particolarità che lo rende unico, cioè le analisi delle situazioni della vita sono riportate regolarmente ai principi del sistema, quindi risalgono, lui le riporta, fa risalire ai principi del sistema e fa discendere i principi del sistema nella vita ordinaria, nella vita quotidiana, cosa che è una performance unica, perché questo è il ponte dell'asino della filosofia. Cioè la filosofia si innalza come un pallone, si innalza facilmente dalla terra, dalla vita quotidiana, ma difficilmente riesce poi a discendere, a illuminare con i principi che trova la vita quotidiana. Quindi questo che fa Schopenhauer è una cosa unica come moralista. E qui magari saltiamo un pezzo, perché è troppo lungo, ma anche le contraddizioni che i critici, non tutti maligni, trovano nel sistema di Schopenhauer si spiegano con questa sua capacità di analizzare i fatti reali, cioè di prendere, per così dire, di petto la vita, insomma, di non allontanarsi in remote astrazioni. E qui c'era un passo di Fagin, un grande studioso, che spiega appunto questa cosa, ma è lungo e quindi lo saltiamo. Quindi è legittima la concorrenza del moralista al filosofo, anche quella dell'artista? Non sono sfuggite le doti artistiche di Schopenhauer, però lo si ritiene un artista solo in quanto stilista, cioè perché ha scritto un bellissimo tedesco. Ma invece, secondo me, lui ha delle doti artistiche che vanno ben al di là dello stile. Certo, lo stile è giustamente elogiato, ma lui è proprio un artista. La visione che egli comunica nel mondo, come volontà di rappresentazione, pur con tutta la monumentale costruzione concettuale su cui riposa,
cioè il ripensamento e l'arricchimento dei concetti kantiani, è in realtà una strutturazione artistica. È la visione di un poeta tragico. Notato o non notato, questa strutturazione artistica è quella che rende l'opera impressionante e indimenticabile. Fonte di molte conversioni filosofiche, di molti grandi uomini che sono convertiti leggendo Schopenhauer. Io ricordo, per esempio, uno scienziato francese che racconta in quest'opera, e quindi è riportato addirittura, come un serpente su un albero ipnotizzi e ingoi uno scoiattolo, nonostante i disperati tentativi che lo scoiattolo fa per non farsi ingoiare, perché il serpente ha questo potere magico di ipnotizzare lo scoiattolo. Questa scena non l'ho più dimenticata. Ora, queste scene si trovano in molti libri, si vedono nei documentari sugli animali, eccetera. Ma quello che rende veramente impressionante la cosa è la strutturazione artistica, cioè il contesto. Cioè Schopenhauer ha messo le cose in modo che noi vediamo nello scoiattolo noi stessi destinati, pur recalcitranti, a essere tutti ingoiati dal serpente mostruoso della vita. Sentiamo comunque, e io dico che questo libro è il romanzo tragico dell'umanità, quindi avvincente. E nei romanzi c'è molta arte, naturalmente, nei grandi romanzi. Per Tolstoi, Schopenhauer era semplicemente il più grande pensatore. Ma sentiamo l'esperienza artistica che ha fatto Thomas Mann. Quando lui scriveva i Buddenbrock, verso la fine, ha incontrato l'opera di Schopenhauer. Sentiamo cosa dice. Un'esperienza psichica di prim'ordine e indimenticabile. Lessi per giorni e notti, come probabilmente si legge una volta sola. Mi sentii tutto compreso e trascinato da quella potente negazione etico-spirituale e dalla condanna del mondo e della vita in un sistema di pensiero la cui musicalità sinfonica mi affascinava nel profondo. Ciò che mi incantò in modo sensibile e sovrasensibile fu l'elemento erotico e mistico unitario di questa filosofia, il quale aveva influito sulla musica niente affatto ascetica del Tristano. Pensate che Wagner disse che quando aveva incontrato l'opera di Schopenhauer, per lui era sorto il sole. Mir ging die Sonne auf. Ecco, poi qui c'è la quarta parte e ultima parte, cerchiamo di abbreviarla. Cioè, salto, perché avevo puntualizzato tutti i problemi che Schopenhauer, molti dei problemi che Schopenhauer ha risolto. Il metodo ascendente analitico, il procedere dalla causa all'effetto, l'analisi del genio, la distinzione di scienza e filosofia, l'affermazione che gli oggetti non sono altro che effetti, non sono delle essenze, sono fatti di rapporti reciproci, si esauriscono nei rapporti che hanno fra loro, il loro agire in quanto intuizione e la loro solo realtà. Nietzsche avrebbe detto che le cose sono i limiti dell'uomo. Poi c'è il problema dell'uno e dei molti, dell'origine della conoscenza, la contrapposizione alla diade di anima e corpo, della diade di soggettivo e oggettivo. Poi, questa cosa la diciamo invece, lui ha questa capacità di mettersi copernicanamente dalla parte dell'oggetto, della natura, dell'oggetto che quindi è grandissimo, e purtroppo quello che viene fuori è piuttosto terribile, perché gli uomini vengono fuori annichiliti, strumentalizzati, rimpiccioliti, ridotti a sogni fugaci, a battiti di ciglia della natura. Questo,
questo atteggiamento ci operava a grandezza, per lui fatalmente fa la parte dell'amico del giaguaro, insomma. Per esempio, per quanto riguarda l'immortalità, questa la diciamo, l'immortalità è della vita, non degli individui. È come il movimento del mare che si trasmette di onda in onda, così la vita si trasmette di individuo in individuo. E l'individuo prova gaudio, prova gioia, finché serve la vita, sperimenta l'eternità e l'infinità della vita, ma che è una qualità della sua vita, ma la sua vita non è eterna e infinita. Lui è un grembo che cresce, il figlio d'altri. Quando non serve più, non è più in grado di servire la vita, viene abbandonato dalla vita, rimane solo con se stesso, rimane una nuda spoglia. Quindi l'immortalità della vita passa attraverso gli individui, ma gli individui, in quanto si distinguono tra loro come individui e si identificano come tali, non sono affatto né immortali né eterni. Poi c'è il pessimismo, ultimo argomento. Il pessimismo di Schopenhauer purtroppo è fondato. È fondato perché, vi ho già detto, c'è questa struttura piramidale degli esseri dove quelli di sopra si nutrono di quelli di sotto e non hanno scelta perché la vita si nutre solo di se stessa, insomma. Quindi siamo destinati a una guerra fratricida, a strapparci la materia l'uno con l'altro, insomma, perché solo di quello possiamo vivere. Se i leoni non trovano le gazzelle ad abbeverarsi perché le piogge stagionali sono mancate, muoiono, e quindi le gazzelle non vanno dove i leoni le aspettano, muoiono, si sterminano famiglie intere di leoni. Dice Schopenhauer: ma fin tanto che si potrà vedere un lombrico spezzato torcersi sulla strada, una mosca cadere perché sorpresa dal primo freddo e un ragno che muore di fame per mancanza di visite, soffrirà anche l'uomo che ha un cuore in petto. La pietà che costituisce la sua grandezza sarà altresì il suo supplizio. Però il pessimismo schopenhaueriano rimane esagerato, perché pensare che la gioia è solo la diminuzione di un male, cioè negare la gioia quando non è la soddisfazione di un bisogno, è sbagliato, perché già il sano esercizio degli organi naturali, per esempio l'esercizio che lui ha fatto col suo cervello straordinario, è fonte di gioia. Anche solo una passeggiata col cagnolino, il poodle, Atma, cioè anima del mondo l'aveva chiamato questo cagnolino, lungo le rive del Meno, del fiume Meno, a Francoforte, dove lui abitava. Già queste sono delle gioie. Poi ci sono dei piaceri gratuiti: odorare una rosa, contemplare un'opera d'arte, anche guidare una bella macchina veloce, ammirare una bellezza femminile o maschile al di là del desiderio sessuale, ammirare un panorama, il cielo stellato e la luna che si specchia nel mare d'estate. Comunque è morboso e storto concepire la vita come una morte evitata, come fa Schopenhauer, il camminare come un cadere trattenuto e la vivacità come una noia respinta e la morte come scopo della vita invece che come condizione e necessità. Poi lui non si è accorto, se se ne accorgeva, lui in questo modo fa della dialettica hegeliana. La vera soluzione del problema del pessimismo schopenhaueriano l'ha trovata Nietzsche: rinunciare non alla volontà di vivere, ma all'egoismo, al calcolo e al titanismo che sono alla base del pessimismo schopenhaueriano. Amare la vita disinteressatamente per lealtà di figlio che non giudica la madre e non chiede niente in cambio, un figlio che gode e soffre come la vita porta, perché è fatto così, è vita nella vita e vive fedele a sé e ad essa. Jean Paul paragona il mondo a un malinconico lago norvegese circondato da altre rocce, in cui si specchia il cielo stellato e mai il sole. È una bella immagine, però il sole esiste, fra l'altro,
nel mondo, Schopenhauer continua a ribadire che il sole splende anche quando da noi fa notte, quindi splende continuamente. Se da noi non ci fosse la terra, non girasse, non ci fosse la notte, dovremmo splendere all'infinito, insomma. E poi Camisso, uno scrittore non certo di temperamento ilare, che ha fatto quel capolavoro che è la meravigliosa storia di Peter Schlemihl, una volta incontrò a Berlino Schopenhauer e disse: guardi, non c'è bisogno del nero, un grigio scuro può bastare. E con questo la navigazione e la scalata sono finite.